Sa che cos'è la Bibbia? No. Sa leggere? No. Sa chi è il buon Dio? No. Sa che cos'è il diavolo? Ne ho sentito parlare, ma non lo conosco. Ma che cosa sa, mio povero ragazzo? So spazzare il fango. Ed è tutto? È tutto. Io spazzo il fango. Questo interrogatorio fu pubblicato nel Times del 10 gennaio del 1850. La moralità era cara alle persone nobili. Dio e il diavolo. Spesso una preoccupazione delle classi superiori, non certamente di uno che sapeva solo spazzare il fango. Dopotutto, non c'è da stupirsi. Nell'Inghilterra vittoriana esistevano due nazioni separate da un abisso e che si ignoravano a vicenda, quella dei ricchi e quella dei poveri. L'una non capiva l'altra. Nella nazione degli operai industriali e dei miserabili che guadagnavano qualche moneta al giorno, il furto nei negozi era frequente e l'ignoranza assoluta. D'altronde, perché fare i moralisti? Il 35% dei ragazzi poveri non superava l'età dei 5 anni. Nei bassi fondi la percentuale arrivava al 55%. Mentre le fabbriche gettavano fumo con un gesto di trionfo, qualche bambino esalava l'ultimo respiro. I sopravvissuti, come lo spazzino, crescevano nelle peggiori condizioni. Raccoglitori di letame, esploratori di fogne, sterminatori di cimici, donne che trainavano vagoni nelle miniere come cavalli. Tutti mestieri spesso ereditati dai genitori. La trasformazione industriale in Gran Bretagna si è verificata in un periodo di disordine, senza un piano organizzato o l'intervento del governo, senza sindacati o associazioni di datori di lavoro e senza altre regole, tranne quella sostenuta da tutti gli economisti dell'epoca, il principio del libero mercato, noto come laissez-faire. Apriamo la porta di questo inferno. Oggi ti racconto come viveva la gente di strada e gli operai industriali dell'epoca vittoriana. Le miniere erano un vero inferno. Immagina nelle profondità delle gallerie. Al posto dei robusti cavalli, le donne venivano sfruttate, vestite e legate come bestie da soma, e si trovavano a trascinare i vagoni carichi di carbone o minerali. Una situazione tragica, senza dubbio. Nel libro dello storico Jacques Chanet puoi leggere il resoconto di una ragazzina di 12 anni, Patience Kershaw. Tiro i vagoncini sottoterra per una distanza di una mezza lega, fra andata e ritorno. Li tiro per 11 ore con una catena attaccata alla cintura. Le ferite che ho in testa me le sono fatte scaricando i vagoni. Gli uomini della squadra di cui faccio parte lavorano nudi, tranne un casco in testa. Qualche volta, quando non vado abbastanza in fretta, mi battono. Nel 1842 venne pubblicato un rapporto della Commissione per l'occupazione dei bambini, apparso sui giornali e periodici di tutto il paese, dal Times fino al Morning Chronicle. Senti questa, lo scandalo più grande non è stato il lavoro brutale che ha danneggiato la salute delle donne, ma la rivelazione che lavoravano in topless insieme a uomini nudi. Questo fa capire un po' come la preoccupazione di certi benestanti fosse di più il costume e non lo stato di salute. La rapida convinzione diffusa era che le giovani donne che lavoravano nelle miniere potessero essere influenzate in modo negativo dall'ambiente circostante. Si pensava che potessero diventare persone con comportamenti scorretti e incapaci di essere buone mogli e madri. Ma era così? No, in realtà non avevano abbastanza immaginazione per capire il vissuto delle donne che lavoravano in miniera. Se non trascorrevano la domenica in chiesa, erano perché volevano mettersi in pari con le faccende domestiche. O ancora erano sporche e trasandate perché troppo stanche per lavarsi. Lavorare nelle miniere spesso era l'unica opzione di lavoro. I genitori, con il consenso dei capisquadra, erano responsabili dell'assunzione di giovani lavoratori. Spesso questi genitori si preoccupavano solo di sfruttare i guadagni dei loro figli. Il salario di un operaio maschio adulto si aggirava intorno a 3 scellini al giorno. Lo scellino valeva circa un ventesimo di sterlina, quasi 8 sterline all'anno. Ora, per capire quanto fosse poco nel periodo dell'ascesa al trono della regina Vittoria, il bilancio familiare di un importante commerciante con moglie e 3 figli aveva un introito annuale di 1000 sterline. Quindi, in termini moderni, si può dire che il salario settimanale ammontava a circa 0,4
15 sterline. Una lotta per le briciole. Immagina di lavorare per 15 o 16 ore di fila, con una breve pausa di soli 30 minuti verso mezzogiorno. Questo era il ritmo al quale gli operai erano sottoposti giorno dopo giorno. Ma c'era chi viveva anche peggio degli operai. Il carbone era la fonte di energia e veniva bruciato nei camini per produrre calore. Tuttavia, questo comportava un accumulo di fuliggine e depositi di carbone all'interno delle canne fumarie, che potevano diventare pericolose se non pulite regolarmente. Chi doveva risolvere il problema? Un adulto di certo non poteva passare attraverso la canna fumaria. Hai capito bene? I bambini. Ciò significa che venivano assunti persino in tenerissima età. Ad esempio, a soli 4 anni, per via della loro piccolissima statura. Strisciavano all'interno dei camini e delle canne per pulirli. A soli 10 anni si trovavano ad affrontare fino a 12 pulizie al giorno nelle strette canne fumarie, dove a malapena riuscivano a muoversi. Alcune di queste canne erano così anguste che dovevano penetrarvi con la testa in basso, esposti a pericoli estremi. Infatti alcuni morivano soffocati nelle gole fumarie. Solo nel 1875 si pose fine a questa pratica orrenda. Che dire delle operaie che lavoravano nelle sartorie? Sto leggendo in questo momento un rapporto pazzesco che risale al 1844. Le ore abituali di lavoro vanno dalle 8 del mattino alle 11 di sera in inverno e dalle 6 del mattino a mezzanotte d'estate. Se c'è un gran ballo in un palazzo dell'aristocrazia o ricevimenti a corte, accade spesso all'operaio di restare impegnata per 20 ore consecutive. Mi sa che adesso vedere un film romantico dell'Ottocento diventerà un pochino più difficile, perché a ogni ballo ripenseremo alle notti insonni degli operai. 20 ore consecutive. Oggi al massimo tolleriamo 8 ore o 9, che in effetti sono già tantissime per i nostri standard, figuriamoci 20. Ma una domanda che ti starai ponendo è: ma l'assistenza pubblica? Le workhouse rappresentavano una forma di assistenza pubblica per coloro che si trovavano in una condizione di povertà estrema e non potevano sostenersi da soli. Nel 1834, pochi anni prima dell'incoronazione della regina Vittoria, il Parlamento britannico introdusse il Poor Law Amendment Act. Ecco cosa ne pensava lo scrittore Benjamin Disraeli. L'Amendment Act del 1834 annuncia al mondo la povertà in Inghilterra è un crimine. Che disse così? Questa legge portò alla costruzione di numerose workhouse destinate a ospitare i poveri. Ma non tutte erano uguali. In alcuni si celava una realtà molto più complessa e spesso dolorosa. Qui il nutrimento era quasi inesistente. Ogni giorno solo zuppa d'avena e una crosta di pane. I ricchi speravano che con queste case di lavoro avrebbero risolto il problema della povertà. Infatti credevano che i poveri fossero disoccupati perché pigri. Tant'è che venivano nominati undeserving poor, cioè poveri indegni. Infatti la loro condizione era causata da fattori sociali ed economici. Incremento della popolazione, prezzi alti del cibo e via dicendo. Ecco. Concentriamoci sull'incremento demografico. L'aumento rapido della popolazione ha spinto molte persone dalle zone rurali a cercare una vita migliore a Londra. Gli imprenditori videro subito l'opportunità di trarre profitto da questa domanda, fornendo alloggi ai residenti più poveri della città. Purtroppo questi edifici erano spesso mal costruiti. Stiamo parlando dei bassi fondi. Ma com'era la vita lì? Queste sono foto rare delle baraccopoli inglesi. L'aria puzzava di cimitero ovunque ti trovavi. Infatti l'acqua davanti alle case era ricoperta di grasso e sporcizia. Questa è una vecchia stanza dei bassi fondi. Le abitazioni dei poveri erano minuscole, gelide e bagnate, piene di pidocchi e insetti, prive di fornelli. Sì, perché erano costosi e quindi non potevano neanche cucinarsi un pasto caldo. Infatti optavano per formaggio, pane e patate. L'acqua veniva raccolta da pompe stradali inquinate e i bagni esterni sporchi erano usati in comune da numerosi vicini. Tra poveri la privacy era l'ultima delle preoccupazioni. Gli orfani dovevano arrangiarsi da soli, cercavano rifugio ovunque potessero, come portici, scantinati umidi o addirittura compagnia di individui malintenzionati. Negli anni 1870 e 80 alcuni benestanti si dedicarono a un'attività conosciuta come slumming. E cos'era? Si camuffavano e si avventuravano nelle zone più degradate. Frequentemente si recavano dopo il calar del sole e talvolta
persino pagando per soggiornare nelle abitazioni dei senza tetto allo scopo di intrattenersi, non tanto per una questione di carità. In un certo senso la povertà aveva arricchito l'immaginazione. Alcuni giovani che vivevano nei bassi fondi creavano campi da golf con i secchi. Le strade erano l'unico posto in cui i bambini potevano giocare. E i capelli? Un casino. All'epoca le donne più povere avevano risorse limitate per la cura dei capelli e le acconciature. Molti tenevano i capelli raccolti per evitare che si sporcassero o si aggrovigliassero, soprattutto durante il lavoro o le attività quotidiane. Le loro vite erano definite da cose pratiche, manuali, quindi fare le trecce o addirittura vendere i propri capelli poteva essere una soluzione. Le acconciature erano prive di ornamento, come i nastri delle classi più benestanti. Purtroppo non è facile raccontare tutto sulla vita quotidiana dell'Inghilterra del 1800 in un unico video. Se è un argomento che ti interessa molto, scrivilo nei commenti qui sotto. Grazie per aver visto il video fino a qui. Ti invito a iscriverti al canale se non lo hai già fatto. Ci vediamo nel prossimo video qui oppure qui. Questo è Ok Mirko.